Buongiorno ragazzi, sono le 6 meno 5, stavo lavorando davanti all'officina e un lavoro che andrò a farvi vedere nel prossimo video. Ho sentito un trattore smarmittato che passa vicino a casa mia, non l'ho visto ma so che è Guido Einaudi, l'apicoltore che abbiamo fatto il video l'altro giorno. Adesso gli ho telefonato, mi ha detto che va a tagliare il fieno qua siamo già a montagna, vedete che strade e tutto. Lui, siccome si chiama Guido Piletta, andiamo nella frazione Piletta, zona foresti di San Damiano, dove lui ha preso il suo nome, da dove è nato praticamente, da dove arrivavano i suoi. Ma niente, adesso chiudo un attimo, lo raggiungo perché comunque farà i 30. Allora, ecco, l'ho già visto, un Carraro, adesso non so i cavalli, non mi ricordo, comunque ha 40-42 anni, va a tagliare in pendenze, mi ha detto per telefono che sono abbastanza da brivido con un trattore del genere, diciamo non è roba ultima generazione, montanari, chiamiamoli così. Ho sentito il rombo, taglia con barra falciante, stiamo arrivando, siamo in zona foresti di San Damiano Macra, vedete tutta zona di castagni, sono molto curati, e dall'altra parte invece è tutte rovi e boschine. Stiamo arrivando a Borgata Serre, che la attraversiamo. Quei castagni avevano preso la malattia, sono seccati abbastanza. Ecco, qua siamo a Borgata Serre, sentite il rombo del Carraro. Una bella borgata, ha numerose case, abitata tutto l'anno, mi pare da una famiglia. E adesso iniziamo lo sterrato. E io 30 anni fa venivo a falciare questi prati qua sotto, moto falciatrice, imballavamo tutto sul posto con facciamo balle piccole, si rastrellava tutto a mano. Questa è Borgata Piletta. Qua è al sole 365 giorni l'anno, se non piove comunque. E guardate che belle case, questo è il portico di Guido, il fienile, qua c'ha delle api, e è tutto molto curato, guardate. Diciamo, è al sole tutto l'anno. Guido si è fermato, io ho parcheggiato, questo ecco, non sapevo, è il Carraro, il 520, 52 cavalli. Ciao Guido, buongiorno. Ciao. Allora, dicevo, pensavo venendo su in macchina, fai solo, devi aprirti la barra e tutto. Quando tuo papà, penso, ha comprato sto trattore, avrà fatto sacrifici, ma è andato, l'avrà contrattato, l'ha pagato. Allora io vi dico anche quanto costava. Costava, ecco, 20 milioni e 500 mila lire questo trattore qua. Allora, sarà stato nell'80, 81, 82. Adesso io non ho il libretto dietro, non mi ricordo. Ecco, bene. Adesso l'ha preso, senza l'ha pagato. Finanziamento. Ecco, adesso fanno la gara, comprare i trattori da 180, 200, 220 cavalli che costano 200.000 euro con i soldi delle banche. Con i soldi dello Stato. Dello Stato.
Sì, perché poi ci sono tutti i finanziamenti e cose varie. Contrappeso molto originale, bidone pieno di cemento. Sentite che rombo. Una bilama superiore. Siamo in mezzo ai castagni, Guido, oltre alle api, raccoglie un sacco di castagne, c'è la macchina per la cernita. Io ho già il fiatone, qua le pendenze non sono indifferenti. Guardate, siamo a pochi metri, 20 metri sopra di me. Quest'anno con la siccità che c'è stata non ha piovuto, qua siamo a 1000 metri, comunque non c'è erba, già è un'erba di montagna, però c'è proprio poco. Ecco, così riuscite a capire un po' meglio le pendenze, sono abbastanza distante. Questo trattore qua mi diceva Guido che ha sempre avuto problemi di freni e in montagna non ci si scherza. Non so che tipo di freni abbia.
sarà qualche ostacolo, ha dovuto fermarsi. Mi sono imboscato qua sotto i castagni. Qua il fieno dovrebbe essere pagato almeno 3 volte rispetto al fieno di pianura. Guardate, sta con la mano destra attaccato all'intralaiatura di protezione per la pendenza, scivoli dal sedile. Guido, ciao ciao, se ho tempo e tempo permettendo vengo poi non a filmare la fase di quando lo gira o lo rastrella, ma magari quando imballa a ballette piccole. Ciao ciao ragazzi, al prossimo video. No, prima vi ho salutati, ma voglio ancora farvi vedere qua, lì è il fienile con la scala. Questa è proprio la casa nativa di Guido. Guardate come la tiene curata. Ciao ciao.